un bimbo, un vecchio, il loro convivere, la morte del vecchio e il vecchio che diventa un albero da frutto. Il bimbo diventa un uomo che ama quell'albero e gli piacciono tanto quei frutti. E poi l'uomo diventa un vecchio. Invecchia anche l'albero da frutto. Il vecchio si addormenta l'ultima volta con la schiena appoggiata al tronco sotto le foglie di quell'albero da frutto. L'albero da frutto gli fa cadere intorno tutti i suoi frutti, tutte le sue foglie. Poi l'albero da frutto secca in quella medesima notte. Alla prima carezza di luce, il sole porge un suo raggio al tempo. È proprio la penna con cui il tempo ha scritto tutta la storia nel libro dell'essere.